Grazie. Andiamo adesso con il professor Di Maria, che parlerà del ruolo dell'oftalmologo nella prevenzione e trattamento del tabagismo. Signore e signori, buongiorno. Grazie per il cortese invito in questa prestigiosa sede ad esporre la voce dell'oftalmologo in un problema che su un problema che da noi è molto sentito, quello della prevenzione e della lotta contro il fumo di tabacco. Io non mi dilungherò molto, vorrei soltanto richiamare alcuni dati epidemiologici. Qui si vede appunto come la distribuzione della prevalenza dell'abitudine al fumo nei diversi paesi che compongono l'Unione Europea. Noi non siamo diciamo messi molto male, abbiamo una prevalenza che oscilla tra il 25% e il 29%. Altri dati epidemiologici riguardano i decessi causati dal fumo, e qui vediamo le proiezioni per l'anno 2015. Ci sarà una prevalenza di malattie, una mortalità per quell'anno, una mortalità e decessi causati direttamente correlati attribuibili al fumo di circa il 29% di tutti i decessi, 34% per malattie maligne e 29%, come è stato sottolineato prima dal professor Mogo, invece per le malattie cardiovascolari. Quindi non vi è dubbio che il fumo di sigaretta abbia un ruolo molto importante per noi pneumologi, oltre che per i cardiologi. Oggi noi sappiamo che la broncopneumopatia cronica ostruttiva, che riconosce nel fumo la sua principale causa d'origine, la sua principale fattore eziologico, si trova al sesto posto come causa come incidenza e come prevalenza. Per il 2020 questo è previsto, se ci sarà un aumento, al terzo posto della broncopneumopatia cronica ostruttiva, e un altrettanto pericoloso, drammatico balzo in avanti verrà fatto dai tumori dell'apparato respiratorio, dai tumori del polmone, che passeranno dal decimo posto al quinto posto per l'anno 2020. Ancora ci saranno nel periodo, nel quarto di secolo compreso tra il 2005 e le previsioni riguardano la fine del 2030, ci saranno più di 175 milioni di vite umane che saranno soppresse in questo quarto di secolo a causa di malattie correlate direttamente al fumo di sigaretta, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove il fumo di sigaretta rappresenterà nei prossimi decenni un problema davvero emergente, un problema molto importante. Ma piuttosto che continuare a parlare di dati epidemiologici, potrei mostrare una mole di dati massiccia sui danni che il fumo di sigaretta fa sia sull'apparato respiratorio sia sull'apparato cardiovascolare, ma anche su altri organi come fattore eziologico, come fattore che partecipa alla genesi del cancro di molti organi e apparati. Preferisco, diciamo, un po' più prosaicamente, e scusatemi, vi chiedo scusa e chiedo venia per questa nota di autoreferenzialità, andare più sul concreto, perché quando ogni volta che noi parliamo di grossi dati epidemiologici sembra che parliamo di cose un po' astratte, di astrazioni che ci toccano poco da vicino, ai quali gli studenti potevano rispondere autonomamente senza l'aiuto dell'insegnante, riguardanti i dati anagrafici, l'abitudine individuale e familiare al fumo di sigaretta. Quello che abbiamo trovato è che esiste già tra gli intervistati, qui vediamo la distribuzione percentuale degli intervistati per età, quelli che hanno meno di 14 anni fino a 20 anni o più, vediamo che c'è una percentuale significativa di soggetti che hanno già l'abitudine di fumare, che fumano abitualmente. Se vediamo la distribuzione in anno, ovviamente c'è una tendenza all'aumento di questa abitudine,
quindi l'abitudine diventa più radicata, più diffusa e più comune man mano che l'individuo si avvicina alla soglia dell'età adulta. Quindi, ma è impressionante mostrare che c'è già a 15 anni una significativa percentuale di soggetti che fumano abitualmente. Questo qui nella nostra esperienza corrisponde a circa il 20%. Ancora, la distribuzione percentuale per l'abitudine al fumo in termini di alunni che percentuale di alunni che fumavano aumenta progressivamente dai 10, questo riguarda invece una scuola media, non la scuola superiore, e la percentuale di fumatori abituali su 262 studenti intervistati era del 29%, quindi già in questa fascia di età la percentuale, la prevalenza di fumo di sigaretta raggiunge gli stessi livelli che abbiamo visto per la popolazione generale nel nostro paese, e questo è un dato molto allarmante. La percentuale di coloro i quali presentano già una dipendenza dal fumo, misurata col questionario di Fagerson, fa vedere che i fumatori non dipendenti sono in prevalenza, ma è drammatico considerare che già in queste fasce di età c'è un 16% di giovani che manifestano già una dipendenza dal fumo di sigarette. Questo è un dato per noi molto allarmante. Importante anche l'influenza dell'ambiente, è stato sottolineato più volte dai relatori che mi hanno preceduto, che diciamo, l'emulazione può avere e ha senza dubbio un fattore, ha una valenza molto importante come fattore che determina l'abitudine al fumo di sigaretta e che induce i giovani a diventare fumatori abituali. Dividendo i nostri soggetti in studenti che vivevano a contatto con altri fumatori, con fumatori che fumano alla vostra sinistra e soggetti che invece non erano a contatto con genitori o con altri familiari conviventi dediti al fumo, vediamo che la distribuzione di fumatori tra coloro i quali sono a contatto e sono quindi esposti al fumo di sigaretta non soltanto passivo dei genitori, hanno anche una maggiore tendenza a fumare, una maggiore prevalenza al fumo, a contrarre l'abitudine al fumo di sigaretta. Il che, diciamo, i motivi di questa emulazione potrebbero essere moltissimi, ma questo è un fattore ormai, diciamo, conosciuto in molti altri studi, reso noto da molti altri studi, e tanto da far considerare quel fumo di sigaretta come una malattia diffusiva e contagiosa. Infatti, attraverso questo campione, questo studio, è stato visto che gli studenti fumatori con familiari che fumano sono il 75% di tutti i fumatori. Quindi sono pochi, sono una minoranza soltanto, quindi tre quarti dei soggetti che fumano lo fanno per un qualche motivo che ha a che vedere con l'emulazione nei confronti dei loro genitori. Cosa pensano gli intervistati del fumo di sigaretta? Qui è impressionante considerare che molti riferiscono, più dell'80% riferiscono come potenziale fattore di rischio, potenziale fattore di malattia, il cancro del polmone, ma pochi, pochissimi pensano alle malattie respiratorie e ancor di meno pensano alle malattie cardiovascolari. Quindi diciamo che c'è una tendenza a sottostimare nel fumatore, nel giovane fumatore, i danni causati dal fumo di sigaretta, c'è una tendenza ad attribuire una pericolosità maggiore a determinate malattie nei confronti di altre che invece sono altrettanto importanti. Dal 1950 sappiamo, grazie a Sir Richard Doll, recentemente scomparso, che il fumo può causare gravi danni e gravi malattie respiratorie, in particolare lo studio riguardava il cancro del polmone, e i dati epidemiologici dimostrano che questo periodo di osservazione, dal 2000 al 2004, fu un risultato responsabile di un incremento annuo della mortalità pari a 269.855 decessi tra gli uomini e 173.940 tra le donne. Le tre principali cause di questi decessi erano rappresentate dal tumore del polmone, 128.000 e quasi 123.000, dall'infarto del miocardio e una significativa percentuale da un'unica malattia, che è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, che riconosce appunto, come ho sottolineato prima, nel fumo la sua principale causa eziologica.
Questo, diciamo, è stato tenuto conto dagli pneumologi. Recentemente le società italiane di pneumologia si sono riunite ed hanno partecipato insieme alla medicina generale, alla SIMG, alla Società Italiana di Medicina Generale, alla stesura di un documento che riguarda il trattamento integrato della broncopneumopatia cronico-ostruttiva, e in questo documento ampio spazio è stato dedicato appunto al problema del fumo di sigaretta come fattore importante nel determinismo della broncopneumopatia cronica-ostruttiva. Che cosa potrebbero fare gli pneumologi per diminuire la incidenza di malattie respiratorie come la broncopneumopatia cronico-ostruttiva? Qui vediamo che, combinando insieme la mortalità, il numero di morti, il numero di decessi, con il disability adjusted life years, cioè dire con il numero di anni passati in disabilità, broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia ischemica cardiaca, lo stroke e le infezioni del tratto respiratorio inferiore hanno, diciamo, un ruolo prevalente, hanno un ruolo molto importante, come combinando insieme questi due elementi, questi due fattori che sono rappresentati dal daily adjusted life years e dalla mortalità correlate al fumo di sigaretta. Ora, quindi ridurre l'incidenza e la mortalità per queste malattie attraverso una riduzione e una lotta efficace contro il fumo potrebbe avere delle importantissime ricadute in termini di disabilità e in termini di mortalità. Ma quanti sono i fumatori? È stato sottolineato da altri relatori che mi hanno preceduto che si rivolgono al medico per essere aiutati a smettere di fumare. Purtroppo non sono molti, anche perché, come è stato sottolineato da altri relatori, c'è una scarsissima consapevolezza nel pubblico, nell'opinione generale dei fumatori, che il fumo non è soltanto un fattore di rischio, ma è un'importante malattia che di per sé è considerata una forma di dipendenza e una malattia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi sono molti quelli che ritengono che possa essere utile chiedere aiuto al medico di smettere di fumare, ma purtroppo sono pochi quelli che realmente lo fanno. L'età di cessazione del fumo di sigaretta è anche importante, quindi una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta in tutte le campagne contro il fumo ai giovani, non solo per indurli a non iniziare a fumare, ma per smettere il più precocemente possibile, perché studi come questo, pubblicato qualche anno fa sul British Medical Journal, dimostrano che più precoce è la cessazione dell'abitudine al fumo, maggiori sono gli effetti in termini di salvaguardia della salute e di sopravvivenza nei soggetti che smettono di fumare. C'è un semplice approccio per convincere le persone a non iniziare a fumare o a smettere di fumare, coloro che sono già fumatori. È l'approccio delle 5A basato sul minimal advice. Purtroppo il minimal advice viene troppo spesso trascurato dai medici. È un intervento che ha la durata di pochi minuti, almeno 3, ma più efficacemente se va oltre i 5, ma diventa più efficace se va oltre i 5 minuti, in cui viene affrontata la domanda sul fumo e sui benefici di smettere, sui danni da fumo, la dipendenza fisica e psicologica dal fumo, i trattamenti efficaci disponibili e via discorrendo. Si offre in questo modo il supporto e si rinforza la fiducia della possibilità del paziente a riuscire a smettere. Un altro sistema che potrebbe essere efficacemente utilizzato, noi lo facciamo nella pneumologia, anche queste le carte di rischio del fumo dell'Istituto Superiore di Sanità sono incluse nel documento integrato sulla broncopneumopatia cronico-ostruttiva, è quello di valutare, pesare il rischio in termini di esposizione al fumo di sigaretta, quantità di sigarette fumate o essere nella condizione di ex fumatori o fumatori attuali, e questo è un altro, diciamo, strumento molto utile. Le linee guida e poi l'altro è l'applicazione delle linee guida. Le linee guida di cessazione del fumo a livello della medicina di primo livello distinguono due categorie di pazienti: quelli che sono pronti a smettere, questi dovrebbero essere indirizzati a un servizio specializzato. Purtroppo spesso questo servizio specializzato è il SERT, con i limiti che sono stati prima citati nella sua introduzione dal dottor Mangiacavallo,
la terapia sostitutiva con nicotina oppure il trattamento con bupropione o pareniclina. Per quelli che invece non sono pronti a smettere, occorre informare, motivare e periodicamente. È stato calcolato che in un anno l'80% dei soggetti fumatori per qualche motivo accede al servizio di medicina di primo livello e si reca nell'ambulatorio del medico di medicina generale. Qui il ruolo del medico di medicina generale è molto importante e le sollecitazioni ad essere proattivo nei confronti dei fumatori e nel dare il minimal advice non sono mai sufficienti, perché spesso questo è un aspetto che viene molto trascurato dai medici di medicina generale. Le percentuali di successo attese ad un anno di diversi interventi possono essere quantizzati, sono stati quantizzati. Se non viene fatta nessuna azione, ovviamente la percentuale di successo a un anno di distanza è molto scarsa. Più intenso, più attivo è il ruolo del medico nel convincere il paziente a smettere di fumare, nel motivarlo, nello spiegare la potenzialità e la nocività del fumo di sigaretta, maggiori saranno a un anno di distanza i risultati in termini di cessazione dal fumo di sigaretta. Qui l'astinenza in questo studio è stata validata dal punto di vista biochimico e quindi attraverso i livelli di nicotina nell'urina e nel sangue. Un avvertimento breve è già più efficace di nessun intervento, ma meglio ancora le cose vanno se c'è un avvertimento seguito da un trattamento, se c'è un sostegno intensivo e ripetuto nel tempo, quindi un supporto, un sostegno nei confronti del fumatore a continuare a smettere, a continuare a mantenere la cessazione del fumo di sigaretta nel tempo e più ancora se c'è un sostegno intensivo combinato con un trattamento attivo, si raggiunge quasi una percentuale del 25% di successi a un anno di distanza. Ci sono ovviamente luci ed ombre, alcune di queste luci ed ombre sono state, diciamo così, citate dal dottor Mangiacavallo nella sua introduzione. Ci sono 370 centri per il trattamento del tabagismo, purtroppo non tutti sono attivi, non tutti possono dire di fare, di perseguire questi obiettivi, di convincere le persone a smettere di fumare in maniera efficace. La disponibilità di farmaci, ci sono esempi di eccellenza, molteplicità di progetti rivolti a divulgare la cultura della disassuefazione dal fumo o della prevenzione del fumo di sigaretta e alcune esperienze in ambito psichiatrico e legislazioni che sono diciamo abbastanza ben rispettate nel nostro paese. Ci sono però pochi, come dicevo, centri di disassuefazione dal fumo che sono veramente funzionanti. C'è la non rimborsabilità dei farmaci che rappresenta un limite alla diffusione del trattamento antitabagico. C'è una eterogeneità di metodi che viene utilizzata in diversi centri, c'è uno scarso coordinamento con le istituzioni, uno scarso coordinamento con progetti e iniziative diverse e c'è uno scarso interesse generale da parte della psichiatria e le risorse assegnate sono spesso troppo esigue per sperare di avere successo con una condizione così importante. Tutti dovrebbero essere coinvolti nella lotta contro il fumo indistintamente, purtroppo non tutti sempre lo fanno. Allora, noi pneumologi potremmo avere un ruolo di protagonisti e il problema è che spesso ci dobbiamo scontrare con realtà che riguardano soprattutto la scarsità di mezzi che abbiamo per combattere questa abitudine, questa malattia, questo fattore di rischio importante non soltanto per la broncopneumopatia cronica ostruttiva ma per un gran numero di malattie croniche dell'apparato respiratorio che non riguardano soltanto le patologie ostruttive ma anche per esempio molte forme di polmonite interstiziale idiopatica e che potrebbero in conclusione essere efficaci perché enormi sono i benefici sia in termini di salute sia in termini economici che derivano dalla prevenzione e dalla cessazione del fumo. Purtroppo non tutti, nessuno di noi fa mai abbastanza e questo è un problema che riguarda un po' la coscienza di noi pneumologi, un po' riguarda purtroppo la scarsità di mezzi che abbiamo per combattere questa
difficilissima guerra contro il fumo di sigaretta. Grazie per l'attenzione. E adesso diamo la parola al dottor Mangiaracina, che ci parlerà di propaganda e consumo critico.